meno di un anno dalla partenza di ExoMars, continuano senza sosta i test su Rosalind Franklin, il primo rover europeo che tenterà la discesa sul pianeta rosso. Negli ultimi mesi, gran parte del lavoro si è svolto a Torino, nel simulatore marziano di Altec. Qui una copia fedele di Rosalind è stata pilotata a distanza, come se si trovasse sulla superficie di Marte, verificando anche il funzionamento del trapano Made in Italy, che sarà utilizzato per perforare il suolo fino a 2 metri di profondità alla ricerca di tracce di vita. L'ultimo risultato diffuso dal team di ExoMars è adesso la messa alla prova con successo della suite PanCam, la tripla telecamera installata a bordo del rover che permetterà uno sguardo dettagliatissimo sulla superficie marziana. Gli esseri umani possono vedere i colori solo nella luce visibile. PanCam invece sarà dotata di una vista arcobaleno che comprenderà 19 colori nelle lunghezze d'onda del visibile e del vicino infrarosso. Questa simulazione, ad esempio, è stata realizzata a partire dalle informazioni ottenute da PanCam durante i test. Sovrapponendo immagini scattate simultaneamente da 3 angolature differenti, sarà quindi possibile creare mappe 3D della superficie marziana, seguendo così da vicino il viaggio di Rosalind Franklin sul mondo rosso.